musicisti militari hanno contribuito moltissimo, molto, sin dall'Ottocento, anche prima negli stati preunitari, alla musica in tutti i suoi aspetti, organologici, compositivi, didattici. Ci sono stati musicisti militari che hanno diffuso la nostra musica anche all'estero. Abbiamo un ricco patrimonio culturale ed artistico sconosciuto. Abbiamo davvero tantissime partiture ancora tutte da scoprire, tantissimi musicisti ancora tutti da scoprire. Come si sono evolute le bande delle tre forze armate, dei carabinieri e della Guardia di Finanza dalla loro formazione fino al Novecento, per comprendere come hanno favorito la diffusione della cultura musicale e quali siano stati i loro musicisti più illustri, quelli che hanno dato un contributo alla conoscenza e all'evoluzione della musica. È il risultato dello studio che con un libro offre una panoramica ampia sulla storia delle bande musicali militari, una indagine che si estende anche al contributo nelle diverse attività dello spirito umano, dall'arte all'economia e dalla cultura, e dai contributi che incrociano anche le storie di musicisti più celebri, da Donizetti a Mascagni, senza trascurare lo studio sulle sperimentazioni tecnologiche ed organologiche realizzate dalle bande militari fra il XIX ed il XX secolo. Sono un punto di riferimento storico del recente passato e dell'attualità. Noi crediamo molto in questa sinergia delle istituzioni anche con la musica delle bande. Nel libro si racconta la storia, Napoli ha anche la fanfara civica dei pompieri, proprio della città di Napoli, poi chiaramente l'arma dei carabinieri e le altre forze armate. Credo che sia bello metterle tutte quante insieme qui, con un inno d'Italia suonato in sinergia tra le bande della nostra città.